senti? Ragioniamo. Accosta lentamente. Ma che sta succedendo? Oh, chiamale. Non ti vuole. Io sono messo. Intanto ti volevo dire che ho mandato una volante all'ospedale del Gesù per dare il cambio all'auto. Tu l'hai mandata? Sì, l'aveva detto Pietro. Veramente queste cose dovrebbero passare prima per me, eh? Ma tu non c'eri, mi hai dato l'ordine a me. Sì, continuiamo così, tanto io sono sempre l'ultimo a sapere le cose qua dentro. Ma Caruso ha detto di vendere la 50.000 lire. Che 50.000 lire? Sto lavorando, eh? Le paste le prese da Caruso, con la 50.000 che ti ha dato Stefano. No, non l'ho presa da Caruso, i dolci ultimamente fanno schifo da Caruso, l'ho presa in un'altra pasticceria. No, quella la 50.000 lire era falsa. Stefano ti ha voluto fare uno scherzo. Che cosa stai dicendo, Alfio? Quello che ho detto. Ma come, io l'ho firmata quella banconota. Quel deficiente del ragazzo del pasticcere me l'ha fatta firmare. E perché? È proprio perché pensava che erano false. Ma tu hai capito, io sono un pubblico ufficiale, qua girano 50.000 lire false con il nome mio sopra. Ma questo stai calmo. Io devo recuperare sta 50.000 lire, madonna mia. No, io non ci torno più in quel locale, ci vuole la cravatta. Io la cravatta la metto soltanto ai matrimoni e ai funerali. E poi io ti porto un altro locale molto più divertente, va bene? Ci sentiamo la prossima volta e mi voglio un attimo stare tranquillo stasera. Ciao, sì, ciao. Che c'è? Qualcosa che non va? Tu hai mai perso la fede nella giustizia? No. Non esci stasera? No, stasera no, sto un po' così, voglio riflettere. Maria Coppola è scappata. Cosa? Io lo sapevo che non stava male. Ha preso come ostaggio Laura e è scappata in ambulanza. E noi che facciamo? Sentiamo di nuovo De Marco e intanto predisponiamo le intercettazioni telefoniche. Subito, forza, dai. Sì. Ehi. La permissione. Vieni con me, Nala, vieni da te passo. Che c'è? Che vuoi fare? Io e te abbiamo finito di parlare, state zitti. Tieni paura di morire. La prossima volta vi imbarata per mettere contro a me. Pensavate che era così facile. Prima di cantare vittoria la dovete uccidere a Maria Coppola. Io non ho fatto nessun brindisi. Non ci posso fare niente se ci vai di mezzo tu. Mamma bella mia, non tengo il tempo di mettermi a fare distinzioni. Ma cosa vuoi fare? Vuoi uccidermi? Se pensi che mo ti metti a parlare e mi convince a non ucciderti, stai fuori strada. Le cose non vanno così. Scendi. Cammini. Inginocchiati. Come cavolo è successo? È quello che mi chiedo anch'io. Com'è possibile che sia successa una cosa del genere? È stata furba. Ha finto di sentirsi male quando eravamo a pranzo. Pietro, questo non è un buon motivo. Io devo rendere conto, non posso dire che eravamo a pranzo. Vabbè, io vado a cercare. No, non c'è bisogno che vai anche te. Abbiamo già mandato tutte le volanti a disposizione, abbiamo allertato tutti i commissariati di zona. Ma che cazzo? Cazzo! Ci siamo fatti in culo così per pigliarla. Si vuoi dire, eh? Vuoi dire? Laura era da sola, non poteva fare diversamente. E proprio perché era da sola doveva aspettare che arrivasse qualcuno di noi. Perché tu sai sempre cosa fare, vero? Tu sei l'eroe. Basta, non voglio sentire un'altra parola, basta. Vado un attimo giù al bar, vuoi qualcosa? Ma che vuoi fare? Tra poco ce ne andiamo. Mi devo fare un caffè perché sto dormendo in piedi. Fai presto. Dottor Costa, urgentemente in radiologia.
darvi il cambio. Siete arrivati un poco prima. E questa volta vi è andata bene, ve ne potete andare prima. E il collega? Quello non tiene voglia di fare niente, come l'amico tuo. È andato al bar a prendersi un caffè. Ho capito. Anzi, mo che te ne vai, fa una cosa. Passa per il bar e digli di venire. Le faccio portare qualcosa? Ah sì, un caffè. Arrivederci. Teniamo un impegno noi due. Come stai? Dai, è finito, eh? Dai. Dai, dai.